Vorrei aiutarvi a comprendere che essere attori non significa solo saper interpretare, solo saper interpretare, ma che qualcuno si deve accorgere di voi. Ciao, benvenuti a questo tutorial. È la fine prima parte, diciamo, un tutorial. Di fine prima parte, prima serie, diciamo, seconda serie, perché oramai siamo al 32esimo, quindi ci sarà una breve pausa, credo, per poi ricominciare, si spera. Allora, oggi andiamo a parlare di una cosa molto importante, quindi del poter e del saper vendere se stessi, che sta alla base, perché comunque vada. Il mestiere dell'attore è difficile anche per questo, saper comprendere che non basta essere ben preparati, ma bisogna anche essere capaci di proporsi. Io direi che è la parte più difficile del vostro lavoro, in tanti mollano proprio perché non capiscono che si fanno tanti tanti errori proprio perché basta, faccio la scuola per diventare attore, faccio le foto, faccio il curriculum, lo showreel, ho finito. No, in realtà il tutto continua perché poi vi dovete vendere. È brutto da dire perché in realtà i provini non sono altro che una vostra proposta. Quindi arrivate, io sono questo, so fare questo, lo so fare in questo modo, ti vado bene? Sì, no. L'errore che spesso fate è che siete convinti che spetti esclusivamente alla gente la vendita, cioè il dovervi proporre, ma non è così. È un errorone perché la gente vi proporrà nel momento in cui arriva una cast list in cui c'è un personaggio che potrebbe fare al caso vostro e quindi vi propone. Ma nel momento in cui non arriva la giusta cast list bisogna stare ad aspettare il giusto ruolo, che si fa? Si sta ad aspettare? Creare un proprio network significa saper interagire e conoscere tante tante persone che possono essere utili ad aiutarvi su tutto. Questo non significa andare alle feste, significa capire intelligentemente che chi è del settore, chi fa l'attore come voi, o chi è produttore, chi è regista, chi è sceneggiatore, sono tutte persone del settore che possono aiutarvi a comprendere tante altre cose che magari non conoscete, oppure vi possono aiutare a realizzare delle cose, oppure vi possono dare dei consigli per fare tante altre cose, tante cose inerenti ovviamente al vostro mestiere. Quindi conoscere tante persone, fa parte del vostro mestiere. Al giorno d'oggi siamo tutti molto più fortunati perché con la presenza dei social network si possono contattare delle persone anche se non si conoscono fisicamente. L'intelligenza sta nel creare un'ampia cerchia di contatti e di saper interagire con loro nella maniera più intelligente, quindi senza strafare, senza andare a disturbare, ma facendo capire che siamo sempre sul pezzo, che sappiamo che cosa ci succede, che capiamo, comprendiamo, che ci interessa. Non c'è niente di più destabilizzante di persone che dimostrano di non sapere in che mondo vivono, o che dicono che non gliene frega niente di niente, perché mai dovrebbe essere interessante una persona del genere. Anche i mi piace, no? Sono interpretati come maniera per poter far vedere che noi ci siamo, che noi apprezziamo, che mi piace quello che dici. Molte volte sono estremamente delle leccate, punto e basta, perché mi
mi capita di scrivere delle cose, magari sul mio stesso profilo ricevo dei mi piace così a casaccio e capisco e comprendo che vengono messi così a casaccio. Ecco, fate attenzione perché i mi piace messi a casaccio non fanno mai piacere. Fa più piacere un commento magari a proposito, cioè dove vedo come pensa quella persona in maniera tale da poter poi creare un confronto, una chiacchierata e dalle chiacchierate vengono fuori tante cose. Al di là dei social, incontrare, conoscere delle persone che poi potranno diventare amici, collaboratori, gente con cui si potrà andare a lavorare, colleghi e quant'altro, è sempre cosa buona e giusta. Quindi sfruttate al meglio anche corsi, workshop, momenti di congrega, cioè, è giusto, conoscere persone, soprattutto se si tratta di lavoro. Un altro consiglio che vi do è quello di non avere sempre l'attenzione su voi stessi. Una volta che conoscete tante persone, ma anche se ne conoscete nella media, l'errore che fate spesso e volentieri è quello di parlare sempre di voi stessi. E quindi nel momento in cui potete proporvi, potete chiedere un parere, lo chiedete su di voi, quindi ti mando il mio corto, ti piace? Mi fai sapere cosa pensi del mio materiale? Ti va di leggere la mia sceneggiatura? Ti va di fare una cosa mia? Perché io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro. Va bene tutto, però a un certo punto il confronto si ha nel momento in cui si può anche parlare d'altro, oppure siete voi stessi che fornite un commento, dite la vostra su qualcos'altro, non di fatto da voi, ma anche realizzato da qualcun altro. Insomma, il confronto è la cosa migliore, ma non su voi stessi. Poi se capita. Se capita, allora sì, mi farebbe piacere che tu guardassi questo, mi puoi dire la tua per favore? Ma e non a tambur battente e di continuo, perché ho fatto anche questo, questo e questo e quest'altro, diventa un incubo. Quindi non parlate sempre soltanto di voi stessi, state ad ascoltare cosa hanno da dire gli altri. Nel momento in cui incontrerete la persona che invece di parlare di se stesso parla di altri o di altro, e soprattutto ne parla non con sguardo critico, buttando cacca sul lavoro di altri, ma con uno sguardo benevolo e comunque del settore, e capite che è una persona di spessore, che quindi si può contare sul suo sguardo, su ciò che pensa, allora quella è la persona giusta da coltivare, la persona giusta che può far parte della vostra cerchia. E questo non vuol dire che poi la dovete martoriare di commenti e di richieste di consigli, semplicemente è una persona che vi può essere d'aiuto nel momento in cui voi avete bisogno. Questo significa che nel momento in cui voi chiedete qualcosa, dovete essere pronti a dare altrettanto, perché è sempre un do ut des, è sempre un interscambio. Le cose migliori vengono fuori quando c'è un gruppo reale. Ci sono tanti gruppi di attori, attori che lavorano all'estero, ma provengono dall'Italia e quindi si sono riuniti in un gruppo, ed è la loro cerchia. Attori che hanno fatto parte del centro sperimentale ed è una loro cerchia. Attori che hanno fatto un determinato workshop ed è un altro gruppo. Potete far parte di tutti questi gruppi o anche di uno soltanto. L'importante è che comunque sia gruppo, non sia Tizio, Caio e Sempronio che parlano esclusivamente di Tizio, Caio e Sempronio, altrimenti non è gruppo. Si fa qualcosa nel momento in cui interessa la comunità, nel momento in cui si riesce a comprendere che peso si ha all'interno della comunità e quanto si possa dare, per la comunità, allora c'è un interscambio che davvero vi permette di creare un network.
di peso, che vi può aiutare a comprendere tante cose, vi può aiutare a capire che c'è un provino che neanche il vostro agente sapeva, vi può aiutare a fare un provino se, perché non lo sapevate, magari vi ci porta qualcuno, vi può aiutare a proporvi ad un casting director che non conoscete o a trovare un'agenzia perché non ce l'avete ancora. Tantissime cose, a realizzare un vostro spettacolo, a realizzare un vostro corto perché conoscete un operatore, un regista. Mamma mia, sono talmente tante le cose che potete fare e che potete sfruttare per comunque continuare a lavorare su voi stessi. Ricordatevi che il frutto da cogliere dopo un grande lavoro imprenditoriale, arriva dopo un bel po' e magari non sempre si riesce a cogliere. Ci passa tanto tempo e bisogna essere sempre concentrati, determinati, e soprattutto capire che non è facile, assolutamente non è facile. Ed anche per questo il mestiere dell'attore non è per tutti. Bene, allora io spero di esservi stata d'aiuto anche questa volta, aspetto i vostri commenti e ci vediamo allora tra un po', non so quanto tempo passerà, però spero che non mi dimentichiate, che mi lasciate i vostri suggerimenti, anche voi, perché anche questo è un gruppo, anche questo è un network, e quindi io sono a disposizione per dare consigli a voi, e io posso realizzare i tutorial se voi stessi mi chiedete consigli. Ok? Allora alla prossima. Ciao, grazie.